Ciao a tutte ragazze, allora quest'oggi finalmente il video sui prodotti più utilizzati del mese di giugno. Dico finalmente perché purtroppo nell'ultima settimana sono stata un po' maluccia, sia perché beh, c'è stato quel momento del mese in cui le donne stanno male e sia perché purtroppo ho avuto il raffreddore. Il raffreddore, ragazze, in estate, assurdo, sono stata davvero malissimo, non potevo respirare, dovevo respirare con la bocca. Ma vabbè, infatti mi volevo scusare tantissimo con Michela, Miki1292 e Alessia del canale Alexasan. Un bacione ragazze, loro sono le due ragazze, le due dolcissime fanciulle con cui faccio questo video in collaborazione che ormai voi già conoscete. Ovviamente vi lascio i link dei video delle ragazze qui e anche giù nell'info box e con i link nel loro canale. Quindi ragazze, questo mese un trio per parlarvi, vi stavo impappinando, dei prodotti più utilizzati nel mese di giugno. Ora ragazze, vi farò vedere un pochettino random, non è tantissima roba, però pochi ma buoni. Per quanto ragazze riguarda il viso, ho un tantino cambiato questo mese perché ho acquistato un nuovo prodottino che devo dire mi sta piacendo, però ve ne vorrei parlare magari il mese prossimo utilizzandolo un altro mese perché mi è arrivato verso fine metà giugno. Quindi ve ne parlerò sicuramente nel prossimo mese. Come primo prodottino che ho utilizzato tantissimo questo mese è la base di MAC, il Paint Pot nella colorazione Painterly, che ormai tutte già conoscete, che è questo color beige carne tendente al rosa. Anche se io ho un sottotono beige giallo, comunque sia, cercavo il soft toner ma non l'ho trovato, ma va. E questo primer mi è piaciuto tantissimo perché anche se non è denominato come un primer, io lo utilizzo come tale perché mi fa durare davvero tantissimo gli ombretti che vado ad applicare sopra e dà una base perfetta da poter lavorare dopo con il make-up. Sempre come prodotto per gli occhi vi voglio mostrare questa che è la palettina che tutti ormai conoscete dell'Undressed di MUA, ovvero di Makeup Academy. Io questa palette l'ho riutilizzata anzi tantissimo nel mese di giugno perché diciamo che in questi mesi l'avevo un po' accantonato utilizzando altre palettine, mentre questo mese l'ho praticamente utilizzata tanto. Infatti qua c'è un bucone, qua si sta formando il buco, qua c'è un altro buchino ed è una palette che mi piace davvero tanto. Le polveri sono comunque sia molto polverose, scusate il gioco di parole perché c'è abbastanza fallout, però devo essere onesta, con un buon primer e comunque sia facendo la base dopo io mi trovo benissimo. Non sono chissà quanto polverose, però devo dire che sono fantastiche per costare solo 5 euro. Quindi se volete fare un ordine sul sito di MUA, ma anche su altri siti che rivendono questa marca, non fatevi scappare le palettine perché c'è anche la fake della Naked 2. Quindi davvero questa palette mi è Questo mese l'ho utilizzata tantissimo. Altri prodottini che ho utilizzato tantissimo questo mese sono questi due. Allora, questa è la gel Pencil Waterproof di Essence, sono le nuove matite praticamente fatte in gel che possono essere utilizzate anche come eyeliner perché sono waterproof, quindi resistono davvero moltissimo. Io questa, come quella nera, la applico a mo' di riga di eyeliner e davvero mi dura tantissimo. Il tratto è bello intenso, mi piace davvero tanto. L'unica pecca è che sono delle matite comunque sia con una mina abbastanza duretta, quindi ho un po' di difficoltà nel fare la riga la linguetta esterna perché di fatto non avendo per loro un temperino per poter andare a temperare la mina, comunque se vedete si forma, vediamo un pochettino se posso farvela vedere, ecco, si forma praticamente questa mina molto grossa e a cupola che non mi permette di andare a fare la linguetta esterna in modo ottimale, quindi la devo andare a prelevare con un pennellino, però per il resto devo dire che è un buonissimo prodotto e ve lo consiglio. Prodotto utilizzato più che altro in questo mese è l'eyeliner della linea Mega FX. Allora, questo eyeliner già ve ne ho parlato nei consigli per gli acquisti Avon poco tempo fa. Si presenta così con questa puntina a mo' di pennellino per, oh mio Dio, per il gel eyeliner.
lascia comunque sia un tratto nero, è quella che ho utilizzato anche oggi per effettuare la riga di eyeliner. Devo dire che dopo un po' che la utilizzate tende, diciamo, come se si scarica, quindi dovete fare un pochettino più passate. L'applicatore non è malvagio, nel senso vi permette di fare comunque sia una buona linea. L'unica cosa è che se voi volete fare comunque sia delle linee un po' più sottili dovete prestare un po' più di accortezza, perché comunque sia l'applicatore non è finissimo, comunque sia per le più sbadatelle probabilmente vi verrà una linea più grossa, quindi un pochettino di attenzione, però per il resto l'ho utilizzata e non sono né pro né contro. Prodotto per il viso che ho utilizzato tantissimo questo mese, che io personalmente adoro, è il blush Frat Boy di The Balm, che è un bellissimissimo color rosa pesca, adattissimo per questo periodo, perché innanzitutto è un colore passepartout che voi potete utilizzare, ragazze, sempre con qualsiasi tipo di trucco. Ma è un colore fantastico perché innanzitutto è a lunghissima tenuta, anche se è estate, fa caldo, comunque sia a me perlomeno mi rimane tutta la giornata, no, però un bel pezzo di mattinata e pomeriggio sì, senza né base né niente. Non è, è un pochettino polveroso, quindi c'è un pochettino di perdita di prodotto, però anche su pelli comunque sia abbronzate, che io sono un pochettino abbronzata, devo dire che si nota abbastanza. Certo, se siete scure color cioccolato non credo fino a che punto, però mi sta piacendo davvero tanto e lo utilizzo come passepartout per tutti i trucchi, quindi questo è un prodotto che ho davvero strautilizzato in questo periodo. Altro prodotto strautilizzato in questo periodo è questa che voi già conoscete, la Cool Bronzer di Elf. Io questa terra la sto amando per fare il contouring, quindi per andare a scolpire un pochettino il mio visone, ed è questa qui. Allora, questo è il blush che io amo, adoro, perché non ha alcun tipo di glitterino e comunque sia rimane abbastanza soft sulle guance ed è un colore passepartout come il Frat Boy. E poi ci sono queste due terre, una un po' più fredda e una un po' più calda, che le mischio e vado a fare un leggerissimo contouring, ovviamente niente di professional. L'unico spicchio che io reputo inutile è questo bianco matte, perché non dà nessuna perlescenza e niente, quindi non dà nessuna riflettenza, e quindi non lo utilizzo, anche perché secondo me è l'unico spicchio inutile della palette. Però per il resto è davvero un prodotto che mi piace tantissimo e che sto utilizzando ogni singolo giorno. Un altro prodotto che ho utilizzato tantissimo questo mese e non credevo, sto parlando di questo prodottino di Avon che si chiama Shimmer Block. Scusate il riflesso, ok. Allora, questo prodottino è uscito da poco in gamma di Avon, maledizione non si apre, ok. Ed è questo prodottino, vedete, come una sorta di bronzer satinato, perché comunque se non è matte, vedete, ha delle riflettenze, che io attualmente sto amando utilizzare, come vedete, questa parte più chiara, ed è perfetta da utilizzarla come illuminante, l'ho messa anche oggi, perché non ha perlescenza all'interno, quindi non ha dei glitter, ma è proprio riflettente di suo, quindi io lo vado ad applicare un pochettino sia sotto il sopracciglio sia qua nella C dell'incavo dell'occhio, quindi per dare un effetto più luminoso, e devo dire che mi piace. Gli altri veramente non l'ho neanche toccati, devo essere onesta, perché non lo so, io prediligo utilizzare più i blush che le terre abbronzanti, devo essere onesta, anche se sicuramente la voglio utilizzare anche per questo, però per questo latino qui praticamente di illuminante devo dire che è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che ho utilizzato tanto. Un altro prodotto, ragazzi, che ho utilizzato tantissimo in questo mese, ma proprio tanto tanto tanto, è il mio ultimo acquisto di MAC, ossia questo è il lipstick retro matte, il Flat Out Fabulous, che è uno dei rossetti che io praticamente sto amando e mangiando veramente, perché è un colore che io veramente non avevo mai visto e mai comprato, un colore così particolare, perché non è semplicemente
ovviamente un fucsia. È un fucsia che va sul violaceo, poi ovviamente dipende dalle labbra, delle labbra, tende un po' più sul fucsia e un po' sul violaceo. A me devo dire che resta bene o male simile, non tende forse un pochettino più al violaceo, e la cosa non mi dispiace perché io adoro questo rossetto, adoro la consistenza, perché anche se è un retro matte lo trovo più confortevole rispetto al Ruby Woo, perché quello proprio ragazzi è secchissimo. Questo è un pochettino più cremoso nello stendere, dà un effetto velluto sulle labbra. La prima volta che l'ho acquistato, la mamma del mio fidanzato mi ha detto: wow, che rossetto, che bello! Ed è il Flat Out Fabulous. Scherzo, a parte le battute, però è davvero un prodotto buonissimo, mi è piaciuto un sacco e l'ho utilizzato tantissimo questo mese. Ragazzi, passiamo all'ultimo prodotto, che non è un prodotto di make up, ma voglio parlarvi di questo bagno schiuma della Tesori d'Oriente, che si chiama Jasmine di Java, ed è un bagno crema aromatico Bath Cream. Allora, questo bagno schiuma mi sta piacendo un botto, perché è bello cremoso, comunque sia una profumazione molto aromatica, non è dolce, però ha una profumazione molto particolare che io vi consiglio di andare ad annusare in qualche supermercato, perché dove rivendono Tesori d'Oriente, perché davvero, mamma mia, è davvero buonissimo, l'ho utilizzato anche adesso. È dolce, ma allo stesso tempo aromatico, cioè io annuso senza levare il tappo perché il profumo si sente già anche da fuori. Un prodotto davvero buonissimo che mi è stato regalato sia a me che a mia sorella per Natale addirittura, e che mi sta piacendo un sacco e che vi consiglio. Ragazzi, questo è tutto, questi sono tutti i prodotti che io ho utilizzato nell'ultimo mese, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Ovviamente nell'info box trovate il link sia di Instagram che sia di Facebook e i link dei rispettivi video di Michela e Alessia. Un bacione ragazze, e fatemi sapere giù nei commenti se avete provato questi prodotti, come si sono comportati con voi, se vi piacciono, se non vi piacciono, tutto ciò che volete dirmi, e se volete chiedermi qualsiasi cosa, oppure sai, a me questo prodotto non mi è piaciuto, ragazze, scrivetemi tutto quello che volete, voi sapete io rispondo sempre a tutte, assolutamente. Vi ringrazio per la visione di questo video, vi mando tantissimi baci e mi raccomando ragazze, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutte, ciao.